E dopo una quarantina di secondi per un intervento falloso di Zebina su Zambrotta, usufruisce di un calcio di rigore che Anderson trasforma, riportando in parità l'incontro. Primo tempo archiviato, neanche per sogno, perché Muzzi lascia partire una... Da sottolineare questo bellissimo passaggio di Conte in profondità. La bella combinazione della Juventus, intanto il Bari su azione di ripartenza, Masinga combina con Daniel Anderson, uno dei migliori. Il pallone si ferma, poi Conte, sbaglia anche lui il tocco, ancora Anderson, vede lo scatto di Bressan, il pallone si ferma, esce Peruzzi ma aggancia Bressan, calcio di rigore per l'arbitro Farina e ammonisce anche il portiere della Juventus, tradito probabilmente dal pallone bloccato davanti a sé. Rivediamo. Sì, è stato sfortunato Peruzzi perché il pallone gli si è fermato praticamente davanti, proprio per il campo molto... bagnato, poi non si riesce a capire. 29esimo, Daniel Anderson spiazza Peruzzi e il Bari fissa la parità 1-1, perfetta l'esecuzione, primo gol dello svedesino. Sì, ha fintato il tiro sulla sinistra del portiere, poi l'ha letteralmente spiazzato. Intanto Fascetti davanti alla sua panchina, scruta il Bari, ottimo campionato. Anderson, il Bari torna al gol dopo 426 minuti di astinenza e rivediamo la trasformazione di Anderson. Dopo il gol maturato nell'81esimo di aver portato il risultato a casa, troppa libertà però è stata concessa a Gonnelli in occasione del gol che ha potuto battere indisturbato verso la porta e lasciare... Manosca domesticava un pallone in area e si faceva travolgere da Marchegiani in uscita. Il rigore lo trasformava Anderson, il Bari si buttava in avanti. Rigore dubbio che ha permesso al Bari di compiere il sorpasso. Generoso in questo caso l'arbitro Treossi che ha interpretato erroneamente il contatto in Inaia Morabito, assegnando la massima punizione. Nella stessa porta dove contro l'Atalanta sprecò due penalty, il nordico Anderson ha spiazzato Taibi dimostrando la sua freddezza dagli 11 metri, allontanando le ipotesi di una sorta di legge di campionato negativo, fatto di amichevoli perse con squadre di categorie inferiori ed una campagna acquisti poco entusiasmante. Ma aver lasciato oltre la traversa, poi Osmanowski supera Torricelli, va via sulla sinistra e messo giù da Lassisi, l'ivoriano commette fallo sul piede d'appoggio dello svedese, sul dischetto Daniel Anderson che realizza al 41esimo il gol del 2-1 del Bari, esultanza di Daniel Anderson e vedete Anderson che spiazza Toldo, quinto rigore trasformato da Anderson in questo